Salve a tutti amici, sono Mr. Delric e benvenuti nel mio canale, benvenuti in un nuovo episodio di Stone Earth. Ragazzi, allora, niente, stiamo terminando la nuova piccola casa che abbiamo cominciato a costruire la volta scorsa. Non c'è speranza per questa, purtroppo l'ho fatta appiccicata alla precedente e attualmente... Che cazzo è sta roba? Dovrei comprare o vendere ste cose, ma non è che mi interessa particolarmente. No. Chi se ne frega? Allora, potrei vendere un po' di pelli, ad esempio. Abbiamo un bel po' di queste. Vendiamone un pochino. Ok, 13 di gold. Quante ne ho ancora? 4, 3 e 2. Allora, tanto per cominciare, direi che così va bene. Magari ne vendiamo un paio anche di questo, 1 e 2. E perfetto, abbiamo venduto, ci siamo fatti anche un po' di soldini. Adesso devo capire dove vengono portati i soldi, dove sono i soldi. Il money! Eccolo qua. Sono soldini, che bello. Ok, fico. Ho dato il via anche, ragazzi, alla costruzione di una nuova casa. Eccola qua, guardate che carina, è un cottage per due. E cominciamo un attimo a fare sul serio. Io però devo capire... No, a livello di notifiche non abbiamo nulla. Vorrei capire anche quali sono i requisiti, ragazzi, per poter aumentare anche la popolazione in questo gioco. Oi là, ma qua ci sono anche altri soldi, che fico. Allora, io volevo approfittare anche di questa occasione, ragazzi, per ringraziare e salutare Stefano e Chiara che sono venuti a trovarmi l'altro giorno, dei miei iscritti che sono passati qui da me, mi hanno salutato, mi hanno anche fatto un regalino. Io vi ringrazio veramente di cuore, ragazzi. Siete stati gentilissimi, è stato bellissimo vedervi. Grazie davvero, mi sono commosso perché no, non si pensa mai che quando si comincia a fare dei video su YouTube, innanzitutto non si pensa di aver successo perché alla fin fine, io l'ho sempre detto, lo faccio perché mi diverto e non perché voglio puntare a fare i big money o chissà che cos'altro, perché altrimenti, se no, ovviamente farei video su Minecraft se avessi voglia di farci soldi su YouTube. Però, ecco, dà molta soddisfazione questa cosa perché, insomma, quello che fai piace, diverte e quindi vi ringrazio davvero di tutto cuore. Allora, tornando un attimino a noi, vedo che se ne sbattono la ciolla, il fatto che il letto sia completamente all'aperto, vedo che proprio non frega un cazzo di nessuno. Però guardate che carino che anche è il braciere. Io voglio vedere se con la pietra ci è possibile fare qualche altra figata. Ecco, questa per esempio è bellissima, ne voglio uno. Ci vogliono due di pietra, noi qualcosa qua di pietra abbiamo, anzi un bel po' di più di qualcosa. E questa cosina qua, per esempio, potremmo metterla, anche davanti a quest'altra casa, tanto non ce ne frega nulla, visto com'è ridotta. Qui le trappole continuano a funzionare, ci sono scoiattoli, procioni e quant'altro che ci stanno finendo dentro. Ah, ma qua dentro c'è ancora qualcosa da raccattare. Ne abbiamo allora di pietra qua. Cosa, cosa, cosa? Dove abbiamo gli invader? Gli invaders, dove sono? Oddio, che cos'è questa cosa? Ok, avremo bisogno. Eccolo, il nostro soldato che si muove all'attacco. Allora, via il discorso slice. Vai, pestalo brutalmente. Grandissimo. Ok, ti stai beccando un po' di legnate, ma stai facendo molto più male tu, bravo. Allora, dovremmo presto pensare. Ehi là, ucciso, grande. Grande mago, ok.
Dovremo presto anche pensare a dei nuovi ruoli. Cazzo, ormai praticamente ognuno ha un ruolo, non ho troppi. Che cos'è questo, per esempio? Cioè. Cos'è sta roba? Ah, ma questo già ce l'abbiamo. Ok. Il farmer ce l'abbiamo, il carpenter ce l'abbiamo. Mi manca il tailor, chiamiamolo così. E dal carpentiere si dovrebbe poter costruire l'arnese per. Allora. Eccolo. Che è questo, però ci serve della fibra. Allora, è arrivato quindi anche il momento di fare un campo. Facciamo un pochino anche più piccolo in realtà. Ok. E ci piantiamo. Oh, eccolo qua. Perfetto. Ok, abbiamo tanta di quella roba da mangiare che non so cosa ne faremo. Allora, fammi vedere. Qui dentro noi adesso potremo mettere un magazzino. Farne un magazzino per tutti gli arnesi. Allora, io toglierei questo. Toglierei questo. Ci terrei tutta questa roba. Toglierei il discorso del cibo e toglierei il discorso soldi e gemme. Citerei tutti gli altri vari strumenti. E quindi di conseguenza lo possiamo togliere magari da qua. Ecco, queste due cose le potremo togliere. Ok, finiamo di fare questa casetta. Ok, stiamo di nuovo piantando qua. Oh, mamma mia, di cibo ne abbiamo veramente un disastro. Tanto che sto pensando di ridurre la quantità di trappole, per esempio. Già un remove, ok. Teniamo solo questa zona qua per il momento, perché abbiamo veramente un sacco di cibo tra zucche, carote e quant'altro. Allora, devo dire però che adesso abbiamo anche il nostro braciere. Che potremmo mettere. Ma mi piacerebbe anche metterlo in quest'angolo qui, in realtà. Mettiamolo qua. Vediamo com'è. Solo però che è più bello vedere le case in questo modo. Cioè, il villaggino così è proprio. Sta prendendo forma. È veramente carino. Allora, vediamo di nuovo cosa si può fare. Allora, qui è arrivato il momento, secondo me, anche di fare. Bolt leather, bronze ingot. Allora, quindi servono un po' di materie prime. Qua non si vedono neanche le materie prime. Questo è tutto molto bello. Allora, vediamo se così è possibile. E legname ce n'è anche qua in cima. Non so, ecco, ma ecco, altro bug. Altro bug, abbiamo del legno qua in cima. Molto bene, impossibile adesso da tirare giù. L'hanno lasciato lì in cima. Cioè, ok, questo gioco è veramente ancora tanto da sistemare. Io l'ho detto già più volte in passato. Ha delle idee che sono stupende. Il problema è che stanno andando avanti piuttosto lentamente in realtà ad aggiornarlo. Verrà fuori sicuramente una figata di gioco, eh? Io non lo metto in dubbio. Però. Ci sono degli errorini che mi ricordano un pochino anche Timber and Stone, perché questa roba qua ricorda moltissimo Timber and Stone. E vabbè, speriamo, ragazzi, speriamo che la sistemino, la sistemi, la siste... Sì, insomma, che venga sistemata questa faccenda. Ecco, vaffanculo, l'italiano. Oh, il daily update. Molto bene, ragazzi. Accettiamo delle...
Nuove personcine che verranno. Ciao caro! Allora, fra po' avremo la fibra. Qualcuno vuole... Allora, trade... Ma perché mi vogliono dare un altro fuoco? Il fire pit è questo, praticamente. Io non ho capito perché me lo vogliono a tutti i costi dare. Sapete che quasi quasi potrei fare anche un altro edificio simile a questo. Però dove tenere dentro tutto il cibo. Allora, lo potremmo fare magari qua. Però lo prendiamo magari già fatto. Una dining hall qua. Un tiny cottage. Eh no, perché il cibo è particolarmente grande. Per cui ne facciamo una custom. Ok. Allora, vediamo un pochino cosa salta fuori, eh. Facciamo una cosa del genere. Le pareti. Ovviamente le facciamo. Ecco, no, io però vorrei provare a farlo in pietra. Ah no, perché sono le colonne, il materiale delle colonne. Allora, lo facciamo in maniera un pochino diversa. Il colore lo facciamo così. Ok. Cosa serve adesso? Il tetto. Oh, il tetto. Ma così mi piace anche, a dire il vero. Ok, allora lo teniamo anche così. Porta. La porta però la voglio fare ovviamente un po' più grande. Un pochino più figa di conseguenza. E ci prendiamo anche delle finestre un pochino più fighe. E la facciamo una da questo lato, un paio qua dietro. E una da questo lato qua. Così, va bene. Vediamo se ci sono degli accessori, delle decorazioni. No, non c'è assolutamente nulla. Allora, poi io direi che potremmo fare così. E credo che ci siamo. Finish editing. Build. Start build. E finish editing. Ok, abbiamo una sola pietra, 10 di log, quindi dovremmo smontare un altro po' di alberi. 4 diamond, ok, allora, perfetto. Yes, start building. Ok. Allora, cominciamo a dare un po' il via alla costruzione di alcune di queste cose, come per esempio appunto il nostro portone. Che ce ne serve uno, le nostre finestre a diamante che sono particolarmente carine, ce ne servono quattro. Cos'altro è che serviva qua? Basta, mi sembra. Sì, ok. Blacksmith, carpenter, ah, per fare le varie... Per fare le varie insegne, vabbè, carino anche questo discorso delle insegne. Adesso andiamo a dare un po' di ordini nel cacciare giù un po' di alberi. Allora andiamo a cacciarli lì. Li andiamo a togliere per esempio anche da qua. Toglierli un po' dalle spese. Eccole qua. Perfetto. Allora, qui abbiamo quasi finito la casa, mi sembra di capire. Direi che nella costruzione delle case, così come sono, non ci vuole ancora molto, nel senso... Oh, qua vogliono ancora vendermi della roba. Io potrei...
Ma per 30 me le vuoi vendere? Ma stai scherzando? Ti vendo io un po' di robette invece. Ti vendo per esempio delle carote. Quante ne abbiamo? 12. 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo una discreta quantità anche di zucche e di bacche. Non credo che patiremo la fame per questo. Ok, tutto il resto invece lo terrei, a parte magari, ecco, 1, 2, abbiamo anche qua un po' di pelli, 1, 2, abbiamo un pochino di soldi in più ancora, eccole qua. Aspettiamo adesso che tirino giù dalle spese ancora, ancora questi alberi. Io poi per poter costruire con il blacksmith le prime armature, perché mi interesserebbe fare anche questa cosa, mi servono le pelli e mi serve anche del filo, credo sia questo, quindi mi serve la possibilità di avere la fibra. E quindi per la fibra poi, e non pensate a Fabri Fibra. Io intanto la metto qui, giusto perché siamo ancora in troppo pochi, per poter gestire un po' tutto questo lavoro, perché stiamo facendo veramente tanta roba. Cos'è questo materiale? Di questo colore? È qualcosa di sospetto. Ok, stanno tirando su le colonne di pietra. Intanto a questo potrei dirgli di fare un altro braciere, ma no, invece del braciere, scusatemi, potrei decidere di fare una di queste. No, perché non l'ho posizionata nel progetto della casa. Allora, facciamo magari un paio di queste, semmai. Vediamo di spostarle di sopra. Ok. Altro alberello che si sacrificherà per la nostra causa. Perché il legname qua non basta mai. Potremmo velocizzare un pochino il processo. Ok, tirato giù. Qua le fibre ci impiegheranno un bel po' di tempo ad aumentare. Vorrei poter mettere anche questo un po' al sicuro. Questi materiali. E quindi magari potrebbe essere utile fare un'altra casetta. Anche di quelle piccole, sto giro. Tiny cottage. Ecco, fermi tutti, aiuto, aiuto, stanno attaccandoci. Ecco che arriva, ma sono una sorta di non morti. Cosa cazzo sono? Zombie. Io spero che tu stia bene. Avanti, dai, dacci dentro. Picchialo, picchialo, è uno zombie. Oh, l'ha mancato. Grande, colpito. Ehi là. Ti stai facendo colpire un po' troppo, ma vedo che comunque non fanno danni, quindi molto bene. Ok, durante la notte quindi ci sono gli attacchi di queste creature un po' infami. Allora, parlavamo del Tiny Cottage, che però lo voglio costruire ad una certa distanza. Ok, lo faremo qua. Anzi, un po' spostato, a dire il vero. Ok. Allora, faccio edit perché non voglio il letto all'interno. Come faccio ad eliminarlo? Eccolo qua, il discorso del letto. Come gli dico di togliere? No, allora, bisogna che lo faccia da me. Ho capito che bisogna che lo faccia da me. Allora, via tutto. Lo togliamo.
È possibile toglierlo poi, tra l'altro. Questa è una cosa che penso si debba fare con questo. Cos'è successo? Ah, no, ok. Eh no, è solo su un oggetto già costruito. Finish remove. Ah, ok. Remove this building. Perfetto, allora la facciamo da zero. Ci penso io a fare una struttura come si deve. La facciamo qui così, un 8x8. Ok. No, la vorrei anche un po' più grande, se possibile. La facciamo così. Ok. Pareti! Le pareti le facciamo in legno normale. Fammi vedere però l'intero edificio. Ok. Così. Allora, mi serve una porta. La facciamo da questa parte, piccolina però, questo giro. Rinforzata magari, questa è anche più bellina. Ok, da questo lato. Finestre non ne voglio. Questa volta le finestre proprio le evito. Tetto, quello va sempre bene. È un po' rischioso. Però proviamo lo stesso. È vicino, ma c'è comunque un quadratino di distanza. Va bene. Ok, penso che così possa andare e ci voglio mettere però anche... No, decorazioni proprio non gliene frega un cazzo a nessuno delle decorazioni. Vabbè, finish. E... No, perché qua mi fa consumare la pietra perché devo aver scelto... Esatto, no, facciamo in legno. Ok, finish. No, la pietra c'è sempre. La pietra c'è sempre, ma va bene comunque. Finish and build. Yes, building. Ok. Non abbiamo abbastanza uomini, ragazzi? Qua il lavoro va per le lunghe. Coraggio, coraggio. Legno dovrebbe essercene a sufficienza. Ok, allora, solo che io per quella casa che ho dato l'ordine di fare qui, mi serve... Mi serve anche una porta. Ne avevamo scelto la porta figa, questa qua. Ok. Allora, visto che qua è bloccato, il carpentiere non sta facendo un accidente, probabilmente per colpa di questo, lo togliamo un attimo, ok? Via, remove. Fammi tutto il resto, magari. Ok. Vediamo un po'. Allora ragazzi, come sta venendo fuori il nostro villaggetto? Fatemi sapere un pochino cosa ne pensate nei commenti. Io vi ricordo sempre, come sempre, la pagina di Facebook che trovate in descrizione, quindi mi raccomando un bel pollicino in su anche alla pagina di Facebook. Vi ricordo che se il gioco vi può interessare e lo volete provare, lo volete acquistare, lo potete trovare su G2A, perché su Steam attualmente non viene visualizzato perché come vedete è in alfa e quindi viene venduto solamente su G2A. E trovate sempre il sito in descrizione. Noi ci vediamo con il prossimo video, ragazzi, state in campana. Alla prossima!